cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Iniziamo dal lutto che ha colpito il mondo del cinema italiano con la morte di Ettore Scola. Mi dovete festeggiare alla Casa del Cinema come se fosse una festa. Queste le sue volontà e così sarà. Oggi e domani alla Casa del Cinema sarà possibile visitare la Camera Ardente. Il maestro aveva 84 anni. Rimaniamo a Roma, dove è atteso Quentin Tarantino insieme a Kurt Russell e Michael Madsen per la presentazione di The Hateful Eight il 28 gennaio. In programma per l'occasione una serata evento a Cinecittà Studios nel Teatro 5 di Fellini. L'anteprima in 70 mm versione integrale sarà all'insegna del numero 8, 888 gli invitati. La proiezione in 70 mm a Cinecittà proseguirà poi per il pubblico fino al 28 febbraio. Per la pagina dedicata alle novità, oggi parliamo di Jennifer Lawrence, che presto sarà l'avventuriera tedesca Marita Lawrence, che fu amante del leader cubano Fidel Castro. Il film racconterà il loro incontro e l'inizio della relazione nel 1959, quando lei aveva 19 anni. La Lawrence poi lasciò Cuba e si unì a un gruppo di anticomunisti. Venne reclutata dalla CIA per assassinare Castro, ma per amore rinunciò. Per finire diamo i numeri, quelli del mercato cinematografico nel 2015 diffusi da Cinetel. Crescono le presenze totali in sala con 99.362.667 biglietti venduti, più 8,56% rispetto al 2014, e gli incassi che vedono un incremento del 10,78% rispetto all'anno scorso. Diminuisce sempre più però la quota di mercato del cinema italiano. Nel 2015 è del 21,35%. In termini di presenze contro il 27,76% del 2014. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!